26 anni e che aveva fatto gli incisi che sono durati, i filati, che era distrutta a parte ossa. Lui per ricostruirlo prelevo della cresta iliaca. Quindi ragazzi, 26 anni, che l'anno dopo un bikini col taglietto, comunque ha avuto un po' di problemi di ambulazione nei primi mesi. Alla fine della fiera, passati mi ricordo un anno e mezzo, due, risultato estetico ottimale, però mi venne un po' da pensare, cavolo, siamo negli anni 2000 e ancora si va a smontare. Mi confermi che tutt'oggi il gold standard continua a essere quello. Quindi il nostro approccio è stato di tipo ingegnerista, cioè io mi metto a studiare, valutiamo tutto quello che c'è sul mercato. Quindi cadaverico, vabbè, autologo abbiamo discusso, cadaverico, xenograft e sintetico. Ci insegna Marco che dal punto di vista morfologico, chimico, meccanico è ben lontano da quello che è l'autologo, dal gold standard. Ci si avvicina un pochino di più rispetto al sintetico, il cadaverico e il xenograft, che può essere suino, equino, bovino e così via. Abbiamo studiato questi materiali e abbiamo visto che tutti, meno male, sia il cadavere sia in derivazione animale, passano a un passaggio obbligato, ovvero la pulizia, quindi sgrassatura e deproteinizzazione, che questo riduce le performance del materiale, che come sappiamo tutti l'osso è un materiale composito ottimale e c'è la matrice minerale che lo possiamo dire che è performance rigido ma molto fragile, la parte componente biologica, proteica, che è la più importante della sua classe. Quindi se saltiamo da uno scalino, le pile non danno tanto di quello che abbiamo questa parte proteica. Tutte le aziende, anche la banca, fanno una sgrassatura e una pulizia. Quindi quelli più bravi rimuovono tanta parte proteica, parte biologica, quelli meno bravi ce ne lasciano un po' di più. Cosa succede? Ci sono diversi approcci. Geislick, la conoscete anche voi, con Bios, è un prodotto molto pulito quello, tra l'altro utilizza temperature elevate, quindi tra virgolette ceramizza un po' il materiale, quindi il materiale che chi ha esperienza di 7 anni di apre, non si è ancora rimodellato le chips, però non si parla di blocchi fondamentalmente, si parla di granulato. Altre aziende, Otis, Ross, abbiamo parlato prima, hanno un trattamento per via chimica a temperature più basse, preservano la matrice ossea, però sappiamo che hanno il assorbimento volumetrico e, come si parlava prima, resistenze meccaniche abbastanza. Niente, cosa abbiamo fatto? Cioè, abbiamo visto che bene o male tutti, a parte Gardner che ha questo trattamento diverso, gli altri più o meno fanno qualcosa di simile. Quindi il trattamento chimico, vabbè, Biotech che fa l'antisimato, gli altri fanno più o meno tutto chimico, levano tutta la parte, quasi tutta la parte grassa, tutta la parte biologica e buona parte della parte proteica. Quelli che vedete un po' più resistenti hanno un po' più parte proteica, quelli più fragili hanno un po' meno parte proteica. Quindi chiaramente anche a livello di segni probabilmente quelli più puliti, più fragili, magari sono anche più segni da un punto di vista appunto di sicurezza. Quindi, e tutti, diciamo, tutti i competitor si fermano a questo punto, quindi puliscano e sterilizzano e mettono sul commercio. Noi da lì inizia la parte difficile invece. Chiaramente togliendo la parte proteica si perdono, dal mio punto di vista, tutte le caratteristiche buone della matrice composita dell'osso sano. Quindi il nostro target è stato proprio quello. Perché non proviamo a mimare quello che è l'osso umano sano? Quindi abbiamo esaminato il materiale di partenza, il cadaverico, il bovino, il lepino, il suino, la renna e così via, ci sono tanti animali che vanno bene. Abbiamo visto che il bovino è quello che dal punto di vista chimico e morfologico si avvicina molto a quello che è l'osso umano, dove faccio le tre slide. Inoltre c'è una grande storia, perché comunque se guardiamo solo la Geislick, che ha più di 25 anni, che è leader mondiale nel dentale, no? Nel settore della dentina. Quindi abbiamo deciso di partire da un osso bovino, ovviamente di origine australiana e neozelandese, perché sono quelli di essere primo, esempi da Morgan Capazza. Se da 2 settimane anche la Svizzera è entrata nella categoria OIE1, e quindi anche noi avevamo già un progetto col governo di approvvigionamento di osso svizzero, e questo è l'osso svizzero, quindi da estate,
settembre. Sì, dai, diciamo a settembre avremo anche l'osso di origine svizzera, che è dal mio punto di vista di qualità molto molto più elevata, che ci sono molto più controlli, c'è molto più. La mucca sta molto meglio, se non la mucca australiana che è lasciata allo stato brado e la riprendano dopo X mesi, avendo perso il 10% del bestiame perché se lo sono mangiati i coccodrilli e le anaconde, e non è una pasta mucciata. Quindi, partendo da questo osso, abbiamo un osso trattamento di pulizia, chimico, a bassissima temperatura, quindi sotto 50 gradi. Questo perché vogliamo pulire bene la matrice, ma vogliamo preservare la struttura chimica dell'idrossapatite, perché noi vogliamo che il rimodellamento avvenga. Quindi noi preserviamo la matrice. Cosa succede? Però anche il nostro materiale è fragile una volta pulito. Quindi andiamo a mettere, come diceva Luca prima, biopolimeri e proteine. I biopolimeri sono biopolimeri degradabili, brutalmente la stessa famiglia di tessuture via riassorbibili. Chiaramente la famiglia è quella, poi c'è stato un grosso studio per trovare la miscela ideale che permetteva un miglioramento di performance meccanica e un mantenimento volumetrico, che il problema grosso è che perdano tanto volume iniziale. No? Ma quindi quindi sostanzialmente questa aggiunta di polimero serve, cioè voi prevedete degradate l'osso bovino, poi esatto, lo unite al polimero e poi dopo le date la forma. Allora noi facciamo, puliamo la matrice, sì, gli diamo le forme che vogliamo, lo sterilizziamo ad raggi gamma, lo mettiamo in una warehouse, quando ci arrivano le richieste mettiamo il polimero dopo, quindi il pezzo che arriva è perfettamente omogeneo, trattato e diventa, quindi non ha bisogno di, chiaramente se mettiamo forme così, chiaramente uno forse lo deve lavorare, però sul discorso customizzato ha delle performance migliori, proprio perché uno al massimo deve fare dei piccoli ritocchi, perché deve andare giù con la sega rischiando di portare via trattamento. Quindi abbiamo questa miscela di polimeri e abbiamo queste proteine. Ora poi entriamo anche nel dettaglio delle proteine, servono a tutta una serie di fattori di funzione, tra cui bagnabilità, idrofilicità, stimolazione cellulare, ora ci entriamo nel dettaglio. Quindi comunque alla fine è estremamente biocompatibile, perché tutte le sostanze utilizzate sono riconosciute, certificate e utilizzate in ambito medico da qualcuno da più di 40 anni, qualcuno da più di 50 anni, sia i biopolimeri, sia le proteine, quindi tutto ben noto, sappiamo qual è il loro comportamento. Come dicevo prima, queste proteine, che le vedremo più nel dettaglio, comunque hanno la funzione di promuovere la colonizzazione cellulare, quindi il materiale assorbe violentemente il sangue, è molto osteoconduttivo, quindi le cellule riescono a arrivare velocemente all'interno del blocco, sia dalla parte ossa sia dal sangue, e immediatamente attecchiscono alla superficie perché trovano questi legami arrigiti, ora poi ci entriamo più nel dettaglio, e quindi tutti i processi riparativi sono accelerati. E poi ovviamente abbiamo alte performance meccaniche, ma nella tecnica a blocchi bisogna evitare ogni tipo di micromovimento, perché se sa il paziente andava a casa cosa fa, magari nella notte inizia a toccare. Il problema, si diceva prima, che tante volte lo spiega, la gente non capisce, Marco l'ha esposto subito e dopo si vedrà dei video, chiaramente devi magari cercare un protetico, saranno due video, perché con una rischi dei torni. E quindi con questo materiale, ora poi si vedrà anche un po' di casi, si superano tutta questa tipologia di problemi. Quindi, riassumendo, abbiamo negli istanti iniziali l'attivazione di queste proteine che danno alta elasticità, alta bagnabilità, quindi assorbe evidentemente il sangue su tutto il volume, quindi non ha limiti, no, di diffusività, ma blocco in questo assorbe il sangue nell'interno e esprime praticamente queste sequenze dei GD più avanti. In questo avete sicuramente fatto anche dei test sull'indice di variabilità o col peso o qualcosa. Abbiamo anche
dopo facciate un video veramente stupido dove si mette un po' del sangue con un po' di blocchi a paragone, giusto per rendersi conto della violenza più del dato scientifico. Però sì, abbiamo anche nelle nostre pubblicazioni ci sono tutti i dati, sia test meccanici, bagnabilità, quindi si trovano proprio i numeri spiccioli dei processi. Poi abbiamo la funzione dei biopolimeri, che è una funzione che dura di più, si vede dalla sfumatura. Praticamente questi polimeri danno ovviamente performance meccaniche elevate, ma anche stabilità volumetrica, quindi proprio proteggono il materiale dalla risposta iniziale. Poi si riassorbono. Si riassorbono, è un film sottilissimo, sotto 10 mm, quindi non è che dà cambiamenti di pH, risposte infiammatorie, però protegge il materiale nelle prime settimane, che è lì che perde volume. Allora, dopo 3-4 mesi è totalmente riassorbito per idrolisi, quindi trasformato da acqua, riassorbito, e chiaramente il rimodellamento diventa ancora più spinto. Ora entriamo più nel dettaglio. Partendo da destra, queste sono immagini al microscopio a scansione elettronica, se ne parlava prima, vediamo il Biox, quindi il Geissli, che ha una struttura molto omogenea, anche un po' diversa da quella magari che è una. Venendo verso di me troviamo quello lì, praticamente il materiale commercializzato dalla Zimmer, che era sotto RPI, però poi cambiato nome, tutto, ed è sempre la stessa azienda, sempre lo stesso materiale, che è un bovino spongioso. Venendo ancora verso di me si trova un cadaverico spongioso, e venendo ancora verso di me si trova un corticale sempre cadaverico. Quindi, come si può vedere dal punto di vista chimico morfologico, lo spongioso bovino e lo spongioso umano sono effettivamente molto simili dal punto di vista chimico, perché comunque si sta parlando di grossa apatite. Dal punto di vista morfologico, allora, partendo dallo spongiforme bovino, avvicinarsi a quello che è corticale non ultracompatto umano, no? Quindi abbiamo realizzato un prodotto che dal punto di vista chimico, fisico, biologico è molto simile. Esatto. Abbiamo fatto questa collaborazione con la General Electric perché ovviamente andiamo a dopare, no, questo materiale, volevamo verificare in primis che la porosità fosse aperta e interconnessa, perché le cellule devono dialogare, quindi scambio di nutritivi, scambio di segnali, scambio di sostanze di scarico. Come vedete, questa è una fettina presa nel mezzo, ma abbiamo preso una ventina di blocchetti, che abbiamo fatto a fettine. Si vede che chiaramente la porosità è totalmente aperta, interconnessa, e che quindi ha mantenuto quella che è la struttura madre, no, delle trabelle. Poi abbiamo fatto quello che si diceva prima, abbiamo preso un mattonellone spaccato a metà e siamo andati a vedere nell'intermezzo, cioè come se fosse cut, nell'intermezzo, che il nostro trattamento fosse omogeneo come all'esterno. Sicuramente si fa anche sul processo di pulizia, perché noi ogni lotto prodotto su 100 lotti, su 100 pezzi, andiamo a prendere 10 campioni, vengono spaccati, portati a essere analizzati, sia dal punto di vista della pulizia, di deproteinizzazione, sia dal punto di vista proprio dell'uniformità del trattamento che andiamo a mettere. Quindi c'è uno standard, deve rientrare in quello standard. Qui cosa si vede? Si vede che chiaramente nella freccia rossa abbiamo calcio e fosforo, quindi parliamo di matrice ossea, e questa specie di schizzo in blu, vediamo solo carbonio e ossigeno, chiaramente la parte polimerica, proteica che abbiamo visto. Il film è un film sottilissimo, perché al massimo arriva a 10 micro, e sappiamo perfettamente il comportamento di questo biomateriale a livello esatto di riassorbimento all'interno dell'organismo, che massimo 4 mesi è totalmente riassorbito. Per capirci, noi cosa facciamo? Noi praticamente alle trabecole di una matrice ossa gli andiamo a mettere un guanto, come il guanto utilizzato in sala in lattice, poroso. Perché poroso? Noi lo vogliamo poroso proprio perché le cellule che arrivano all'interno devono capire in quale ambiente sono, quindi devono ricevere segnali da calcio e fosforo, quindi non vogliamo mascherare troppo la struttura. Deve essere una rete che gli dà resistenza, un telaio dura che migliora le performance meccaniche e biologiche, ma che lascia trasparire quella che è la natura della matrice commerciale, BIOS Block. Il migliore dal punto di vista di performance meccanica è Plutomon della Zimmer prima dell'arrivo di Smartmon e Smart. In sintesi, cosa si vede? Che praticamente BIOS non ha performance meccanica, il blocco lo sappiamo,
e che Smartbone è 4-5 volte superiore al migliore sul mercato. E qui vi faccio vedere un video che vi rende, dopo ve lo faccio fare anche a voi manualmente, ma vedete le performance del materiale. Cioè lavorandolo non si crea polvere, ci si crea truciolo, grano che può essere utilizzato, ma non polvere come in tanti materiali. Si riesce a lavorare forme molto molto piccole senza arrivare alla frattura, perché come si diceva prima la ceramica ne dava 4, la Sterling ai tempi ne dava 15, dava blocchetti, ne dava 15. La persona che sta chiamando ora, Giorgio Caruzzi, che era un utilizzatore della Sterling, quando lavoravamo insieme, mi ricordo che blocchettini 10-10-10 su una paziente, una scatolina 15, per fissarne uno fece fuori 13. Quindi chiaramente, però solo un utilizzatore che lo utilizza frequentemente capisce che non sto dicendo frottole, perché a volte mi fanno esagerato, no? Effettivamente è così. Lì su un 10-10-10 abbiamo messo un impianto da 8, senza arrivare alla frattura del blocchettino. Poi, come dico sempre, non si sta parlando di titanio, si sta parlando di una matrice ossea che ha un comportamento identico all'osso corticale non ultracompatto. Quindi in macchina o in moto, se ti viene addosso una macchina, la tibia te la fratturi, quindi anche questo ha un punto di frattura. Però chiaramente rispetto ai materiali, questo è un video stupido che ha fatto la TV svizzera, fece un documentario sull'azienda con la macchina di Beppe, siamo passati sopra. Siamo andati sonoro, che è verità. Siamo passati sopra un 10-10-20 senza fargli nulla. Tra l'altro questo qui l'avevamo salvato, ma ci hanno fregato l'ultima, che era quello originale. Questo per dire che il materiale resiste 360 kg a centimetro quadrato. Quindi non è titanio, ma è osso corticale non ultracompatto, è lo stesso comportamento. Per quanto riguarda nutritivi cellulari, che alla fine sono proteine, ci sono un mare di pubblicazioni su questo. Noi praticamente siamo andati a utilizzare queste proteine che esprimono questa sequenza RGD, che praticamente funge come sito d'attachment per le cellule. Per esempio noi arriva il sangue, abbiamo queste floating cells che solo se trovano questi uncini riescono ad attecchire, appiattirsi, e iniziare tutto il fenomeno riparativo e così via. Perché se mettessimo il collagene normale, che come tante membrane, c'è tutto scritto, spiegato, ma non solo in questa linea, ho citati due tra tanti, tipo il 96-95, quindi è vecchia storia, le cellule devono lavorare per denaturare la matrice collagenica, fare un collagene naturale. Quindi devono consumare energia durante un intervento, magari e l'anestesia e tutto. Quindi magari poverine, se gli facciamo risparmiare un po' di energia, praticamente loro arrivano e trovano già una matrice pronta. Chiaramente noi viene fatta per via chimica, con sostanze vengono comprate in azienda farmaceutica, no? Quindi ultra certificate. Ecco, questi segnali RGD, le cellule arrivano e immediatamente creano un tappeto e quindi iniziano tutta la fase riparativa. Porto sempre, cito sempre questo articolo del 98, perché chiaramente se vogliamo un buon rimodellamento abbiamo bisogno che gli osteoclasti entrino in funzione, e vediamo che gli osteoclasti entrano in funzione se trovano queste sequenze RGD, che se no non sanno dove afferrarsi. Si attaccano alla sequenza RGD e qui iniziano la fase. Ma dovremmo iniziare anche esatto. Ci volavano sopra. E questo io ve lo faccio anche vedere visivamente che in magmo succede. Qui chiaramente abbiamo fatto tutta una serie di in vitro test perché ce li richiedevano le norme e così via. Allo stesso punto, allo stesso modo, abbiamo preso il blocchettino, abbiamo spaccato a metà, giusto per verificare che le cellule fossero arrivate anche nell'intermezzo del pezzo, e qui si possono vedere queste cellule well spread, ben, non mi viene in Italia, bello schiattellate, nel
sulla superficie, qua c'è un'immagine a fluorescenza in verde si vede l'osso, le cellule, ma non la matrice polimerica, quindi le cellule cosa fanno? Attecchiscono all'RGD, quindi si connette all'RGD, piano piano che il polimero si apre, lascia strada, si degrada, loro vanno a fare un film polimerico, che è la stessa cosa che viene fatta in madre natura. Questa è un'osteologia presa a 4 mesi dall'impianto, questa era una tecnica a blocchi, dopo 4 mesi brevemente l'impianto hanno fatto la biopsia, sul punto di confine si vede qui smarmo, perché abbiamo le lacune ossee, vediamo del neotessuto formato, delle linee di accrescimento, e qui vediamo gli arti osteoblasti che continuano a marciare, no? a formare osso. E qui è un'anticipazione che vi dicevo, perché sta uscendo una pubblicazione su questa istologia sempre su umano, dopo 7 mesi una tecnica a blocchi, si vede l'osteoplasta che sta cibandosi, che sta distruggendo smarmo, perché si vede che questo è un piccolo pezzettino di smarmo che è rimasto, e l'osteoplasta che lo sta distruggendo. E qui abbiamo una collaborazione con l'Università di Pisa, io li chiamo i figli di Pingitore, il professor Pingitore è abbastanza noto, ha lavorato per Geisli, per questo, per quest'altro, ha fatto tanta istologia, ora lui in pensione, diciamo, il suo dipartimento prosegue un po' il suo lavoro, abbiamo questa collaborazione, abbiamo mandato 30 casi misti fatti in Polonia, in Inghilterra, abbiamo raccolto un po' i nostri clienti, tecnica blocchi, granulato, quindi sinus lift, aumento verticale, abbiamo preso un po' di tutto, 30 pazienti hanno mandato e loro stanno facendo tutto quello dall'istomorfometria, immunoistochimica, densità, tutto quello che si può fare, stanno uscendo dei dati veramente veramente interessanti, ma si vede che in tutti i casi è lineare, cioè si vede che 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi, 18 mesi praticamente abbiamo un progressivo, una progressiva sostituzione, abbiamo visto che passati 18 mesi tendenzialmente non c'è più traccia di smarmo, poi faccio vedere anche qualche anticipazione di questo. Chiaramente dipende dal paziente, dipende dalla tecnica chirurgica, dipende dal volume. Intanto, dopo quanto tempo? Allora, io vi farò vedere un po' di casi che sono stati fatti a questo personaggio che stava chiamando, che lui tendenzialmente dopo 4 mesi va a mettere in pianto. Chiaramente se si aspetta qualche settimana o un mese in più, fa solo bene.